Morandini, quarta edizione del Sant'Ambrogio in strada, ma ci spieghi un attimo in dettaglio questa edizione e se ha avuto successo le edizioni precedenti? Immagino sì. Allora, le edizioni precedenti naturalmente hanno avuto un grande successo, soprattutto le edizioni estive, che sono un po' più focalizzate sulla parte musicale, quindi sulla parte degli spettacoli. Quest'anno abbiamo voluto alzare un po' il tiro anche con nomi del panorama musicale italiano che hanno avuto trascorsi anche a X Factor, come i Bastard Sons of Dionysus o Caterina Corpelli, ma anche tante proposte emergenti del territorio molto molto valide e anche tanta musica di strada, quindi buskers, jam session piuttosto che open mic e anche vari DJ set che accompagneranno sia l'aperitivo di pranzo che l'aperitivo quello preserale. E ci sarà poi alla fine anche un'altra jam session curata da 67 Jazz Club di Renato Bertossi, ospitata qui al Circolo di Sant'Ambrogio. Sarà che una tra giornata, l'altro è una piazza che lui utilizza, che è una piazza che già utilizza da quest'anno. Da quest'anno, sì, perché abbiamo comunque spostato tutti i format che avevamo in Villa Töplitz qui al Circolo, quindi anche i format di Mad Boys, e abbiamo voluto dare insomma un continuum delle nostre proposte anche degli anni scorsi. Quindi sarà una giornata molto molto intensa, diciamo, e secondo me apprezzata dal pubblico, perché non ci si accorgerà nemmeno che passeranno 8 ore, insomma.